La crypto.com è davvero la miglior carta per spendere le cripto o per spendere euro guadagnando un cashback in cripto? Inoltre ce ne sono di tanti colori, tante varietà. Io recentemente ho richiesto l'upgrade della mia. Quale conviene scegliere anche alla luce del fatto che il prezzo del token CRO recentemente è calato parecchio? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Inizierò recensendovi la carta dopo mesi di utilizzo intensivo. La confronteremo con i principali competitor, esplodendo proprio il confronto per ogni singola feature, e infine andremo a paragonare numeri alla mano i vari colori per capire effettivamente quanto conviene ognuna di esse. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come di consueto per questo format ho preparato, o meglio ho aggiornato, le mie slide dove metto a confronto crypto.com con i suoi principali competitor sotto diversi aspetti in una maniera il più standardizzabile possibile, proprio per dare continuità alle mie recensioni di questi servizi. Ho tenuto due macro categorie che sono wallet e app e fees, che sono le due appunto categorie più di interesse quando si utilizza un servizio di questo tipo. In wallet e app intendo includere tutte le caratteristiche, a partire dalla semplicità d'uso, la user experience, il numero di funzionalità, nonché la sicurezza dell'applicazione stessa e del wallet sul quale si appoggia, mentre nella categoria fees includo ovviamente tutte le commissioni, quelle più e meno nascoste, per sapere esattamente quanto costa utilizzare il servizio. Nei competitor ho tenuto Monolith, perché è un po' il massimo esponente del mondo della DeFi legato al servizio appunto di una carta, Wirex e Binance Card, perché sono quelli che ho già testato e recensito nei miei vecchi video. Ho escluso, se ci avete fatto caso, Coinbase Card, perché tra tutti era quello oggettivamente meno conveniente, e quindi niente, fuori. Lo scopo di oggi è proprio vedere come crypto.com si posiziona rispetto a questi suoi competitor. Iniziamo parlando di wallet e applicazione, e nel frattempo direi che per completezza ve la mostro anche dal vivo, la apro dal mio smartphone, eccoci qua. Allora, è un'applicazione di tipo custodial, che vuol dire che non si ha a disposizione le proprie chiavi private, perché appunto è un wallet centralizzato. Questo perché crypto.com è un'applicazione, vi anticipo già questa cosa, che non è soltanto legata alla carta, ma è tutto un ecosistema finanziario che permette di scambiare cripto, quindi un exchange, permette di depositare anche euro sull'applicazione crypto.com e o metterlo sulla carta e spenderlo poi per ottenere il cashback in cripto, che so che è una cosa che molti fanno, oppure per acquistare direttamente cripto. Inoltre c'è la possibilità di ottenere una rendita sulle cripto depositate, quindi è un servizio finanziario veramente a tutto tondo. Ovviamente per fare ciò deve essere centralizzato e custodiato. È un wallet multicoin. Se da qui si va sul menu principale crypto wallet, vediamo tutte quelle a disposizione, che sono tutte quelle più capitalizzate, ma non solo, perché ci sono anche tantissime coin secondarie. Torniamo a noi. Il terzo punto qui riguardava solo Monolith, riportava il fatto che era necessario gas, perché Monolith è legata al mondo Ethereum in quanto DeFi, aveva di vantaggio di essere non custodial, però era limitato agli ERC20, al mondo Ethereum, era integrato sì con la DeFi, che era il suo grosso vantaggio, è l'unico perché fondamentalmente di Monolith, e però era necessario gas per fare qualsiasi transazione, perché si va a interagire con smart contracts. Con crypto.com no, è uno dei vantaggi, se vogliamo, della centralizzazione, che comunque è tutto gestito internamente e le fee sono minimizzate. Dal punto di vista sicurezza, che è la riga seguente, come avete visto, non appena ho aperto l'app, nonostante ce l'avevo già in background, mi ha chiesto il Face ID, oppure si può impostare un PIN, oppure il Touch ID. Poi ci sono ovviamente le credenziali dell'account di crypto.com, che è anche messo in sicurezza dall'autenticazione a due fattori. Poi per spendere le cripto sulla carta, come si fa? Allora, bisogna venderle e convertirle in euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che si può fare o il top up direttamente dall'applicazione, quindi da card si seleziona top up, si può scegliere la cripto con la quale fare il top up e viene fatta la conversione in tempo reale. Io ad esempio ho degli USDC, si può scegliere di utilizzare queste altre cripto che vedete, altrimenti si può fare il top up direttamente dal wallet fiat, e quindi questo vuol dire che possiamo o andare a vendere innanzitutto le nostre coin in cambio di euro. Ad esempio posso scegliere di vendere CRO
selezionando Fiat Wallet, lo vado a vendere in euro, ok, mi fa l'operazione di vendita e poi vado a caricare gli euro sulla carta. Attenzione però che il movimento sulla carta è unidirezionale. Che cosa significa? Significa che una volta caricati i fondi sulla carta, la carta è come se fosse una prepagata, quindi ci si può caricare i fondi, però non si può riportarli all'applicazione crypto.com, cioè no dalla carta al wallet, sì dal wallet alla carta. Si può, volendo, richiedere la chiusura del proprio account e il rimborso di tutto ciò che c'è sulla carta tramite bonifico bancario, ma questo ha un costo di 50 euro. Quindi la regola è caricare sulla carta quello che effettivamente dobbiamo spendere, anche a costo magari di ricaricarlo un po' alla volta. Inoltre non esiste la conversione, la spesa diretta, ovvero che tu vai in negozio, passi la carta e ti spende le cripto direttamente dal wallet, ma prima c'è da fare lo step della conversione. Andando avanti, la semplicità d'uso è veramente massima, perché come vi mostravo c'è questo menu principale che racchiude tutte le funzionalità una a una, poi le si seleziona e le si utilizza. È veramente di una semplicità disarmante. E la cosa bella sono tutti quei servizi aggiuntivi, come vi dicevo. Abbiamo, vabbè, Crypto Wallet, l'abbiamo visto, Track che ci fa vedere un po' l'andamento dei prezzi, Fiat Wallet per depositare gli euro, bello il fatto che abbiamo l'IBAN sul quale depositare euro da spendere poi e ottenere il cashback in cripto, poi Spend c'è la carta e Crypto.com Pay che è accettato da commercianti online tra cui Ledger ad esempio, e ci sono anche delle convenzioni molto interessanti. Poi Supercharger, adesso di queste cose magari ne parleremo in un video a parte, sono tutti quei metodi di rendita, di ottenimento di una rendita sulle coin depositate sull'app. E poi Rewards e Refer, in realtà il Refer può essere interessante anche per voi, perché se utilizzate un Refer link, io ovviamente vi lascio il mio in descrizione, ottenete un bonus di $25 non appena mettete in staking almeno 1000 CRO. Come vedremo tra poco, per ottenere le carte premium per spendere le cripto è necessario mettere in staking alcuni CRO, quindi sicuramente 1000 li metterete se la volete, e pertanto riceverete questi $25 bonus che potete spendere da subito con la vostra nuova carta, oppure semplicemente vendere e bonificarvi gli euro se non ve ne frega niente. Continuiamo andando a vedere le fees di questo servizio. Inizio, non so perché ho messo come prima voce trasferimento a wallet, però vabbè, iniziamo da qui. Significa quanto costa trasferire da crypto.com a un wallet esterno. Withdrawal fees, WF sta per questo. Per farvi capire, in Bitcoin è 0.0004 ed è allineato assolutamente con la concorrenza. Poi spese accessorie zero. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono commissioni mensili, non c'è inactivity fee, non ci sono spese nascoste, insomma. Le uniche spese accessorie sono nel caso in cui si voglia chiudere l'account e farsi rimborsare tutto ciò che si ha sulla carta, come vi dicevo poco fa, 50 euro, oppure se si vuole cambiare fisicamente la carta, quindi fare un upgrade e farsene spedire un'altra, oppure se la si perde e appunto se ne richiede un'altra spedizione, sono sempre 50 euro. La cosa che mi fa dire wow di questo servizio è quello che vi sto per dire ora, ovvero le fees di conversione. Sono zero, cioè zero, ma proprio zero per davvero. È strano, è credo l'unico al momento che offra un servizio a zero fee di fatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io mando 50 euro in Bitcoin su crypto.com e vado a fare il top up della carta con quei Bitcoin lì, io mi troverò di fatto 50 euro. Quindi non ci sono fees, non c'è slippage, non c'è spread, non c'è niente di nascosto. Insomma, quello che carichi in Bitcoin è quello che vai a spendere. Ovviamente se uno vuole caricare euro e spendere gli euro direttamente, gliene frega fino a un certo punto, però a me capita a volte di voler spendere cripto e questo è una cosa che veramente fa la differenza. Tutti i competitor applicano una fee. Pensate che la Binance Card, che è la sua principale competitor, una delle cose che non mi è piaciuta proprio, e qua ve lo dico, è il fatto che anche se andiamo a utilizzare gli euro sulla Binance Card per spenderli direttamente, c'è comunque lo 0,9% di fee. Poi l'altra cosa fortissima della crypto.com sono cashback e perks, ovvero i vantaggi. Ci sono tantissimi vantaggi come l'abbonamento a Spotify, a Netflix, a Prime, a seconda poi del livello della carta che si va a richiedere, e un cashback che va dall'1 all'8%.
10%, e anche questo lo andiamo a vedere tra poco, perché andiamo a confrontare i diversi tier delle carte. Ecco qua tutti i vari livelli, o meglio colori, delle carte Crypto.com, che vanno da quella gratuita fino a quella sulla quale bisogna vincolare 2 milioni e mezzo di CRO per ottenerla. Si tratta in tutti i casi di CRO da vincolare per 6 mesi sull'applicazione Crypto.com. Dopo questi 6 mesi si può scegliere se continuare a tenerli vincolati fino a quando si vuole, non c'è più una scadenza, e continuare a ricevere quindi tutti questi benefici, oppure se svincolarli e droppare i propri benefici a quello che si vede deselezionando questo trigger. Partiamo dal vedere quella blu, la gratuita, è l'unica di plastica, le altre sono tutte di metallo, e in sostanza offre soltanto il cashback dell'1%. È un ottimo banco prova. Io ho fatto così, ho detto ordino questa, la provo, ci giochicchio un po' e se poi mi trovo bene faccio l'upgrade. Così è stato, perché da poco ho fatto l'upgrade alla Jade Green, che spero mi arrivi presto, tra poco vi dico anche il perché. Poi andiamo avanti e abbiamo quella ruby rossa, già di metallo, 2500 CRO da vincolare 6 mesi. Al prezzo attuale di CRO, che è all'incirca 6 centesimi di euro, questo significa 150 euro. Si ottiene indietro il 2% di cashback e l'abbonamento mensile di Spotify. Come funziona? Funziona che se su Spotify, come metodo di pagamento, io metto la mia carta Crypto.com, quando mi viene addebitato il pagamento mensile, mi viene restituito in CRO fino ad un massimo di $12.99, ma copre tranquillamente l'abbonamento mensile. Questo significa, con una spesa supponiamo di 1000 euro al mese, anche perché ripeto si può bonificare euro e spenderli per ottenere il cashback, quindi io sinceramente sto facendo così, cioè non lo utilizzo come praticamente unico metodo di pagamento per qualsiasi cosa, proprio per ottenere il cashback, e questo significa avere indietro all'incirca circa 20 euro al mese di cashback e 10 di Spotify, per un totale di 30. Questo vuol dire che sulla somma vincolata di 150 euro in CRO noi otteniamo al mese indietro il 20%, quindi in sostanza noi possiamo permetterci un dump di CRO fino al 20% al mese e essere comunque in profitto. Se a questo aggiungiamo anche il fatto che vincolando i CRO, se utilizziamo il referral link, il mio è giù in descrizione, otteniamo $25 da subito, abbassiamo ancora di più il costo d'ingresso di questa carta. Quindi questa è la versione migliore, ve lo anticipo già, per chi si vuole esporre il meno possibile a CRO e per chi è interessato a utilizzare esclusivamente la carta. Andiamo avanti e vediamo la Jade Green, quella da 25.000 CRO. Il cashback sale al 3% e si aggiunge il rimborso a Netflix con le stesse modalità di Spotify. Sempre tenendo una spesa di 1000 euro al mese circa, e considerando che 25.000 CRO sono circa 1500 euro, abbiamo il 3,6% indietro al mese. Allora questa, adesso così a occhio, sembra più svantaggiosa, perché 3,6 contro 20, però bisogna guardarla anche in termini assoluti, ovvero i benefici che si ottengono sono evidentemente migliori. Inoltre non bisogna dare per scontato ovviamente che il token continui a dampare, potrebbe anche aumentare di valore nel tempo, e poi ci sono anche altri valori aggiunti. In particolare quello che interessa a me è il fatto che sulla parte earn, quindi di rendita passiva, che è un'altra parte importante dell'applicazione Crypto.com che vedremo magari in un video dedicato più avanti, se si hanno almeno 25.000 CRO, quindi se si ha in sostanza dalla Jade in su, si hanno dei tassi di interesse, vedete, più vantaggiosi rispetto a chi invece non ha quei CRO in staking. E inoltre, ecco un'altra cosa che non ho detto, che si aggiunge, che qua non è neanche segnata purtroppo, però è un vantaggio in più, che se si ha la Jade si ottiene il 10% annuo sui propri CRO in staking, inclusi i 25.000 della carta stessa. Questi in realtà li avevo già messi nel conto del 3,6% al mese. Quindi in sostanza la Jade secondo me è un'ottima via di mezzo per chi vuole utilizzare il servizio di Crypto.com in toto, quindi anche la parte
parte Earn, ottenendo un giusto compromesso tra degli ottimi vantaggi a fronte comunque di un vincolo non particolarmente oneroso. Se saliamo di grado, il vincolo inizia a diventare un po' oneroso perché si parla di 15.000 euro. Abbiamo in più Prime, abbiamo lo sconto su Expedia, abbiamo dei bonus come il pacchetto di benvenuto e cose di questo tipo. In sostanza, questa carta va bene per chi vuole investire in CRO, cioè io credo che se uno non vuole esporsi a CRO non ha senso ovviamente andare a vincolare 15.000 euro. Se uno dice io voglio comunque investire in CRO e in più posso permettermi di avere un servizio di questo tipo che è veramente una bomba se ci si pensa, perché tutti questi vantaggi sono pazzeschi, allora ha assolutamente senso. E considerate che nella parte Earn, se si hanno almeno 250.000 CRO, si ha un 2% addizionale su questi vantaggi, su questi tassi di interesse. Quindi ovviamente lo svantaggio è il prezzo elevato, però non è più uno svantaggio se uno appunto vuole comunque investire in CRO e dedicare una parte del suo portafoglio in CRO. Poi c'è questa da 2 milioni e mezzo che vabbè è per i multimiliardari che vogliono farsi vedere con la loro carta black. 150.000 euro in CRO, si hanno dei vantaggi pazzeschi, però insomma non so se vale neanche la pena parlarne perché si parla di una cifra veramente altissima. Un'altra cosa che non ho detto e la dico ora per chiudere è che ci sono anche altri perks come l'accesso nelle lounge aeroportuali dalla Jade in su, la Jade per una persona, le altre per due. Poi abbiamo dei prelievi gratuiti dai bancomat con un limite che scala, e in seguito abbiamo dei cambi valuta internazionali gratuiti senza tasso di interesse, con un limite anche qui che scala a salire. Basta ragazzi, questo è quanto. Voi quale scegliereste e come mai? Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.